Buongiorno, buonasera ragazzi, bentornati tornati un nuovo video di Senseia, come c'è il Darione? Ciao ragazzi. Solita promo, ormai non ve lo sto nemmeno più a dire, tra quattro giorni parte di nuovo, perché? Perché probabilmente arriva uscire la Surplus, facciamo finta che ci interessa tutti quanti, E vabbè, la solita. Ricordatevi di clamare questi a fine mese se avete fatto qualche acquisto, almeno avete un minimo di ritorno. Oggi però siamo qui per parlare di Pesciolino Amoroso Duda Dada, perché come avevo detto l'altra volta ho mandato di fare 500 video, ma comunque ne escono 250 perché purtroppo eh, il personaggio è uscito ufficialmente finalmente, di conseguenza farci una prima visione ha senso. Non andiamo ad analizzare ancora le skill perché aspetto che escano nel sito sulla quale abbiamo fatto Radamante che è molto buono. Quindi dovrebbe uscire lo dovremmo fare uscire sabato prossimo. Credo perché visto che fanno una patch in due settimane, Pesci dovrebbe uscire tranquillamente settimana prossima nel, nei dati di gioco. Quindi dovremmo poter farci il video. L'altra notizia è questa che vedete qui, ovvero l'RC di Exclamation. Lo portiamo lunedì come video perché voglio vedere prima se ci diciamo, aggiustano un pochino, perché quello che hanno fatto ora. È un po' poco e soprattutto perché l'unica cosa che va toccata non viene toccata perché l'urlo fa ancora cagare. Vabbè, lo scopriremo vita naturale durante. Andiamo a vedere un attimo pesciolino perché eh, so che Cax ha creato un po' di confusionina nel senso settevo... che, come al solito, fa i video per quello che può fare, ovviamente perché non è il suo account eh, principale, quindi non è che può inventarsi chissà che cosa, eh. non, non lo metto in dubbio. Mi switcho attimo, vuole forse c'è meglio. Sì, così. Allora. Ma dove starebbe? Di là, vedi? Eh, prima di Persephone. Ah, lo, lo prova come nemico. ok. è perché eh, su questo devo dire almeno è furbo, non avendo un account in grado di poterlo gestire o probabilmente anche di poterlo bullare lo fanno gli amici o lo fa randomicamente in Galattica? Non lo so. Però il personaggio mh, ha qualche criticità, ma ve l'avevamo ampiamente detto. Qual è il problema? È che in Galattica fa dei danni, ovviamente senza senso, ma come vi avevo detto, in base alla cavolo, questo è un pesciolino che si sveglia diciamo male. <ride> E' in fucsia, quello che sto usando di là perché? Perché, è, come dicevamo noi, ha il problema di essere di carta pesta come tutti i pesci del gioco, bene o male, quindi è un po' complicato gestirlo in una maniera ottimale. Qual è il problema? È che se lo andate a mettere in fucsia, ovviamente perde tanto output di danno e quindi fa un po' fatica ed è un po' lentino a carburare. A quel punto mi chiedo. Non so quanto possa essere valido. Cioè, penso sia meglio. Cioè, là è un team totalmente difensivo perché eh, avete riduzioni a tutte le parti: c'è Albafica, c'è Persephone, c'è Serafina e c'è Ophiucho. Quindi se manco così, cioè, se pur così lo dovete portare in fucsia, eh, eh. c'è cioè, qualcosa che non costa. Io non so. È, è praticamente un bene. mirror. Solo che da una parte c'è albafica e dall'altra c'è Afrodite di C. No, no, da una parte c'è Sasha e da una parte c'è Afrodite. Eh, albafica è questo congelato qui sotto. Non lo vedrai mai perché è sempre congelato, però, ah, c'è anche Albafica dall'altra sì, parte, Sì, sì, sì. e sono quelli ah. che sono per me. I due ghiaccioli sono gli albafica. Eh, è vero, <ride> il merluzzo. <ride> I bastoncini di pesce io qui vedo comunque l'ishokai di praticamente si rapina e questi sono i danni di pesci eh, eh. non perde vita non c'è mana utilizzo di là quindi in realtà pesci non sta facendo una fava perché non può no ma poi congelato lui non è che attacca quindi infatti sono portati l'une apposta però non funziona uguale perché se tanto prima non hai consumato energia o se non te lo menano lui non fa danno soprattutto per il danno in questo modo ed è quello che io continuo a dire che eh, quando si fa un personaggio, cioè si deve fare un personaggio, bisogna anche fargli un team che abbia un po' di senso dietro. Eh, ma ha perso vita grazie al bleed, peccato che era congelato. Eh, ma il fatto che ha perso vita, ma adesso perderà anche la vita. È probabile, perché appena tocca a lui, penso, si becca un bleed e un... No, bard. beh, ah no, perché non ha, è vero, non ha Sasha, quindi non può mettere l'immortalità. Eh, infatti penso che Sasha sarà un'ottima amica di pesci perché veramente eh, con lei lui può essere veramente fastidioso sia per il consumo di mana sia perché può rimanere a uno di vita e menare. Il problema è che io qui dici okay, di che dei pesci non ho visto una fava poi... Sicuramente, però vedete, è in team come questi dove c'hai tante heal, tanto sustain, lui non rende e non può rendere. È bella questa Lost continent sopra. Qui sarà un bel reflect. Peccato che sia ancora congelato. Vabbè, dai, eh. no, no ha attaccato perché si è fatto anche un botto male, cioè l'ha salvato per sé. No, no, perché... quello è il blade che gli ha fatto un botto male, lui era congelato. Ah. <ride> eh beh, adesso anche senza Persephone, dubito che si salverà. Eh, non penso, ah è morto adesso sì. direttamente. È prima partita dove non è inutile pesci è inutile il team dove porti pesci però voglio vedere un attimo no, eh, no, cioè... i data ci dicono che ha tankato per un milione di danni che è tanto per un personaggio che non deve tankare però di conseguenza non ha fatto un cazzo di danno che no, ovviamente ne ha fatti una roba ridicola 200.000 non no, ha mai eh... avuto modo di attaccare da un lato, ripeto, è un problema di team dall'altro è un problema del diciamo personaggio, poi io ripeto, per valutare il centrale bisogna che arrivi, bisogna provare sì ]ci. ma tanto lì non no. è neanche una questione di centrale perché anche se avesse avuto Torned, che cosa cioè, non aveva oh, infatti è per me il team non c'ha senso né da una parte né dall'altra però probabilmente appunto non è che, l è l che questo questo non è che il team non ha senso è lui che è fuori posto eh sì, vabbè, quello è cioè mettere lui lì in mezzo, cioè, avere un personaggio come Fucco non ha senso con un personaggio come Pesci, perché non devi stare su di vita. Devi portare solo gente che ti abbassa il danno che prendi, tipo Toro era molto meglio, anche perché col Blue Elf avrebbe sparso bene il Blue Elf e il Pesci avrebbe potuto fare molto più danno. Il problema qual è è che Pesci ha, il... ha la prerogativa di restare su perché ha molto lifesteal di base. Non ce la riesce a fare a livello di output di danno. E qui, tipo adesso 80k. Ok, pensavo peggio. Pensavo peggio. Evidentemente, non è molto grosso col Thanos. Ok, qui si sveglia. Raffichi. Eh ecco, eh, eh, ecco. Questo è quello che accadrà il 90% delle volte quando sarà in una fornace contro una nonna. Un milione e due, turno uno. Ok. Vedete, no, non ci sono sustain e tutto quanto. Certo, c'è saga che comunque falsa, un sì, po' la però, cosa, però no. Vabbè, ma era falsato di livello account tra i due perché sì, insieme... sì. Quello in maniera imbarazzante perché il Taranto Cax non ha fatto un cazzo, cioè quella non, ma... non ha fatto niente. Ma poi il fatto è che la, la sua idea l'idea di Kax era quella di fare Onero su pesci, Onero su pesci con Onero sprotetto da Shura sì. da, da Shun non, non avrebbe fatto danno da nessuna parte. Eh, non capisco che centrale avesse questo pesce. però eh? credo Dwarned perché non ho visto mai attivarsi Fuxia, però è stato velato quindi non lo so non è molto valutabile l'unica cosa è che quello è il vero output di danno di pesci però in team dove gli è concesso farlo ma più che altro perché c'è stato consumo di energy tipo qui c'è Succhio, tre energy consumate Dettol che consuma mana Gicanon che consuma mana allora lui può fare questo perché se non avete un team che consuma tanto mana, ovviamente di carta pesta, ecco, l'avete appena rivisto, è veramente di carta pesta. Se non avete un team dove consuma mana, lui deve stare basso di vita. Il problema di portare un personaggio come Pesci basso di vita è che appunto è di carta. Di conseguenza è molto rischioso. Se usate Fuxia non avrete output di danno, giustamente. Se usate Tuorned non avrete resistenze. La soluzione qual è? Non c'è. Eh, nel senso è una cosa dove probabilmente i migliori amici suoi sono di Cishun, anche se poi avete il problema di uno di abbassarlo di vita, Sushi, per darne una mano, però dovete stare molto molto attenti anche in base all'account che avete, perché, vi ripeto, secondo me la prova più semplice è prendere il vecchio pesce, il primo, portarlo, provarlo e vedere quanto vi regge, perché le difese sono uguali, cambia solo 100 di PDF in più, che è tanto per l'amor di Dio, però... Sì, qui ma... ha fatto comunque un danno porco. Ma ha preso una botta. È eh. spirato. Perché è one top. No, mh, è, è molto classion e non ha neanche controllo in difesa dall'ICC Obiettivamente, per il meta attuale non è un top DPS, allora. Il fatto di non avere un anti-control, lo hanno fatto perché altrimenti penso non ci fosse un PG in grado di resistere quindi per me è abbastanza giusto dovete essere voi a proteggerlo in eh modo corretto però scusa ma paragonato a Shura è vero che farà un po' più danno lui di Shura ma Shura ha uno scudo da solo che gli permette di non morire lui può essere sia distrutto fisicamente che controllato e infatti su questo ti do ragione perché secondo me la loro tattica di dare lifesteal come anche per Radamante non funziona l'unica cosa che è che ha anche un'immortalità sì, eh, infatti il pesci non ha nulla perché è un tentativo di portare comunque su il bleed di nuovo perché lui in un team bleed campa di luce propria nel senso che con i bleed che esplodono lui si ricarica la vita quella non è la ne loro ne... idea sì ma in un bleed se si becca contro una serafina che lo congela non fa niente come abbiamo visto la prima no, partita no infatti è, il... è quello che si porta per fare il team passivo il problema è che lui in un team passivo non regge. A meno che non lo porti in fucsia. E lì allora, è... Ma... è snaturato. Boh, non so, non mi convince più di tanto. No, allora, almeno a me è questo modo, diciamo. Infatti, per, cioè, il modo di giocarlo semplice c'è. Cioè, il punto attento. è se vogliamo guardare il danno fatto dal singolo personaggio, i pigi più forti del gioco sono Saga e Ikki. Ma non si giocano in PvP. Eh, no, no, infatti fa di saga lui soffre ecco, un po' la sindrome di saga normale ovvero essere di carta però è, è boom ecco cioè, il problema è proprio questo come output che che fa. Eh, come output di danno è rotto veramente rotto il problema è quello che avevamo detto e la scelta di come giocarlo come proteggerlo sarà difficile io vi ripeto, il problema grosso secondo me di questo personaggio è che porta un ennesimo aiuto per finire prima le partite. Diciamo che i pianti greci di chi diceva voglio delle partite più corte è stato accolto. Però sappiate una cosa, chi diceva questo, se il vostro account sarà più piccolo di quello dell'avversario, non ci provate nemmeno. Beh, ma non è neanche detto perché hai visto la prima partita se hai messo contro un team super tancoso, lui rischia di non chiudere il talo comunque. Vabbè, ma in fucsia pure lui, e soprattutto quel team super tancoso con lui non ci azzeccava niente, cioè, chi no, porta lui... pesci, non può portare quella roba. Eh, ma, ma il fatto è che lui non contava il suo cosmo, perché non l'hanno mai lasciato attaccare. Sì, sì. Appunto. Cioè, io vi ripeto, eh, un account come il mio. Probabilmente lì potrebbe essere sensato per togliergli i debuff proprio per quello oppure proteggerlo con l'immunity di Sasha direttamente al turno 1 fate prima probabilmente e vi tapperà tutto quanto cioè dovete e... per forza portare chi consuma tanto mana ovviamente dovete per forza portare Doko perché non ci sono generatori di mana Doko in questo caso vi bufferà pesci eh, vi permetterà di usare due energie in più portate per esempio G-Kanon, portate questi personaggi così aumentate il costo di mana, fate toccare a lui e puntate tutto sul suo danno. Funzionerà, per... funzionerà però... E eh, dipende perché, ti ripeto, lui viene counterato anche abbastanza pesantemente da un Eros Perché De... lui, tu puoi scegliere solo un attacco su Eros e poi il resto devi sperare... Però c'è il velo, c'è il velo. Cioè o si inizia a giocare Saori o c'è il velo. Perché a quel punto le comp devono essere primo personaggio Speed, che può essere Sasha, può essere per velarlo. Immunity, eh, qualsiasi cosa su di lui o lunelento a quel punto perché non è veloce, non serve a una cioppa e proteggerlo, far arrivare su turno e tirare giù le madonne, ovviamente questa cosa soffre della sindrome dell'account, sia chiaro. Quindi fate attenzione eh, perché quello che vi avevamo detto era proprio relativo a questo difetto di tutti i pesci che, però, è anche il pregio di tutti i pesci. Ovviamente sono devastanti ma hanno delle criticità abbastanza ampie, ma altrimenti sarebbero troppo forti, quindi per me più che giusto. E il personaggio probabilmente uscirà la seconda settimana del mese prossimo, fate i vostri conti, soprattutto di Tomy. è stato annunciato Atex RC, di conseguenza è praticamente una conferma che ci sarà un SS e un ex, perché le RC degli SSX sono usciti solo in concomitanza di questi, quindi attenti perché secondo me per molti è una trappola e per chi invece ha fornace e roba varia, sto robo è veramente sì. esagerato. Soprattutto tenete presente che il fatto che ci sia le, eh, il repair di un ex come Atex significa che è possibile, probabile, dovrebbe arrivare... Nello store i pezzi di Thanatos, perché non l'ho ancora finito? Sì, dovrebbe, perché effettivamente è sempre capitato che venga aggiunto dopo. Quindi, se non sì. proprio appena arriva Atex, dovrebbe essere aggiunto il mese subito dopo, o due settimane dopo, in base a come capita l'uscita poi di Atex. Quello sì. Quindi Quindi per chi deve ancora recuperare. Ovviamente mi rivolgo sempre tendenzialmente ai free to play. chi deve ancora recuperare i repair di Thanatos. Tenetevi pronti a, a quello. Perché sarà per, per, per oh, un fritto? Perché sicuramente è il top DPS PS. Taradoso ancora. Vediamo solo un'ultima volta l'interazione ufficiale di Pesci con Shura. Perché secondo me non, non è stato corretta perché era voluto così non farà altri contrattacchi se ci arriva la gira se, se ci arriva vivo allora qui i contrattacchi lui con Sasha ha un sacco di, di value come vedete ed è quello che io speravo di vedere che Ok, vediamo. che è più Shura è Shura per quello dico col team lead ah, eh, l'RC di Shura lo... fa anche questo quindi allora... per quello dico con un team lead lui è molto forte però voglio vedere adesso che succede perché non dovrebbe fare due turni. No, infatti non li fa. Non fa due turni. Però, come vedete, problema di nuovo: consumo di mana, lui ha fatto i contrattacchi. Contrattacchi o scarica. È complicato, complicato. Gestirlo. Ci vuole un mix delle cose. Ovviamente c'è di qua differenza d'account. Al contrario, da quello che vedo. eh. Sì, perché è un toro, toro che sta, eh. sta facendo cose imbarazzanti sì 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 quindi questa diciamo non ha praticamente valenza come danno però è, per, è utile per vedere le interazioni sì infatti vabbè eh, non prenderebbe tutti questi danni morirebbe eh, da succhio ma non prende 108k a botta assolutamente qui c'è una differenza da count eh, abnorme eh, comunque i danni li fa i sì, sì, danni sono, sono alti alti insomma ragazzi fatevi i vostri conti noi ovviamente poi uh, porteremo le skill appena sono scritte in maniera tradotte, scusate in maniera decente e fate bene i conti, vi dico solo questo perché se la speranza è che esca Eris, che così nessuno se la cula, e fa la fine di boh, non lo so nemmeno i personaggi schifati di sto gioco anche se probabilmente sarà pure forte, eh, però insomma se invece dovesse uscire un Ade o un qualcosa che piace alla community, quindi sanno che vende, fate ok. Sarà un bidone, cioè il punto è chi è l'SS più forte Artemide, chi sì. è l'SS più debole Ade. Quindi se esce, io No, io proprio sarà... per quello, vabbè, perché aspetta, uno Ade, uno è bidone, Ade 2 è Dio. È stato Dio, adesso Ade 3 deve essere Dio bidone. Cioè, deve essere una fusione tra le sì. due, <ride> no bidoni, esatto. È Insomma, fate attenzione, noi ovviamente li aggiorniamo. Io eh, ho fatto un sondaggio su Instagram e vedrò eh, se portarvi il video perché eh, stiamo registrando che è venerdì, sabato arrivano di solito le patch per il Cina. C'è stato forse un bug, forse voluto. Perché alcuni personaggi sono stati nerfati, doveva essere solo in sacred. Non si sa se per bug o per altro, è successo che sono nerfati anche in Galactic. Vedremo se domani uscirà una pace. Se non uscirà una pace, lunedì riportiamo il video su questi personaggi nerfati. Se ci sarà la pace, ve lo faccio sapere su Instagram, tutto a posto. E lunedì uscirà Atex. Buon weekend, buona... non posso dirlo, buon after. Ciao ciao. Ciao. Exclamation. <ride>